nostre, i fatti e i misfatti di Napoli. Buona giornata da Rino Dazio. Allora, oggi parliamo di trivellazioni nei campi Flegrei, questo progetto del comune di Napoli, trivellazioni che dovrebbero partire, se non sono addirittura già partite. Abbiamo in collegamento telefonico, e li ringrazio, Angelo Forgione ed Eddie Napoli. Buona giornata. Buongiorno. Intanto abbiamo Angelo Forgione. Angelo, allora, sono partite queste trivellazioni? Stanno per partire? Sì, pare che i primi carotaggi si facciano oggi, quindi siamo proprio nell'imminenza della partenza di questo progetto. Un progetto che comunque lascia molte perplessità per diversi punti oscuri. Il primo fra tutti è la mancanza di un piano d'emergenza, cioè quello che in realtà assicurerebbe ai cittadini una disposizione di un piano che possa assicurare delle vie di fuga. Ricordiamo che la caldera dei Campi Flegrei ha una densità popolativa veramente elevata e quella parte di Napoli costituisce in realtà un vulcano, un super vulcano che è molto 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 più distruttivo dal punto di vista vulcanico di quello che è il Vesuvio, che in realtà poi prende il proscenio. Quindi manca il piano d'emergenza e non è stato informata la popolazione, tantomeno di conseguenza è stato effettuato una prova in caso di rischi, quindi queste trivellazioni in realtà oggi non dovrebbero essere effettuate. Eh sì, e tra l'altro è un problema che ci sta anche particolarmente a cuore, perché noi qua a Club 91 siamo proprio sopra la solfatara di Pozzuoli. Eddie Napoli, allora, com'è possibile, insomma, che queste trivellazioni ai Campi Flegrei partano senza prevedere un possibile piano di emergenza? Allora, buongiorno a tutti amici, il piano di emergenza praticamente non c'è, è stato sollecitato da anni e anni e anni dal professor Giuseppe Mastro Lorenzo, che è un vulcanologo dell'osservatorio vesuviano, tra i luminari della materia a livelli mondiali. Non c'è questo piano di emergenza e il sindaco per legge, la legge 225 del 1992, è il soggetto giuridico responsabile in quanto autorità locale di protezione civile, quindi lui si assume tutte le responsabilità relative un'eventuale eruzione, un eventuale sciame sismico, che poi non ci vengano a dire che madre natura si è mossa per conto suo, perché in tutti i casi stanno andando a toccare un supervulcano, perché la caldera dei Campi Flegrei è tra i supervulcani più pericolosi del mondo, diciamo i primi due o tre insieme a quel di Yellowstone che sta negli Stati Uniti. Comprende un'area di 100 km quadrati. Parlando con alcuni scienziati, voglio dire, abbiamo saputo che l'eruzione di 39 mila anni fa, parliamo di 39.000 anni fa, però voglio dire, determinò un'era glaciale addirittura. Oppure quella là del 1580, pressappoco, giù di lì, fece sì che uscisse un nuovo vulcano, cioè il Monte Nuovo. Abbiamo le fumarole attive giù lì ad Agnano, dove siete voi, dove io sono venuto anche a farvi visita. Sì. Abbiamo la solfatare che c'ha praticamente, abbiamo, voglio dire, un bene che non va toccato, che non va stuzzicato. Quindi manca il piano regolatore innanzitutto. Poi tutta questa legalità e società partecipativa che così sbandierava il sindaco durante le elezioni è in netta contraddizione, perché lui arbitrariamente ha dato le autorizzazioni, lui arbitrariamente sta facendo procedere per gli scavi, lui arbitrariamente omette di informare la cittadinanza. Questo è grave, voglio dire, il sindaco deve prendersi le responsabilità innanzitutto fermando il Deep Drilling Project, ovvero le trivellazioni, e poi per quanto riguarda il resto devono informare. Noi abbiamo bisogno di essere informati. Io l'altra mattina a Bagnoli passavo, perché c'eravamo lì fuori Bagnoli Futuro Adulto, parlavo con alcune persone di Bagnoli che non sapevano cosa fosse questo fatto della trivellazione, non sapeva niente nessuno. Poi questo è un periodo estivo laddove la gente, voglio dire, anche un po' assente, per chi può permettersi qualche piccola vacanza. Quelli che non si permettono le vacanze praticamente sono aberrati da Monti e da questo Stato che praticamente sta opprimendo tutti con questa crisi. Certamente anche, voglio dire, è una grande distrazione, perché il potere vuole distrarre l'essere umano affinché gli stessi amministratori procedano a fare quello che cavolo vogliono loro. Quindi allora, per favore, vi prego, è davvero, vi scongiuro, fermate, anzi non iniziate perché non avete iniziato ancora, state a momenti, fermate queste trivellazioni e ognuno civilmente, ma sempre nell'ambito della civiltà, del rispetto e del buonsenso,
non solo devono fermare le trivellazioni, ma devono tutti i cittadini rivolgersi al sindaco, all'indirizzo mail che adesso Fogione vi darà, sì, affinché tutti quanti scriveranno sulla posta del sindaco non alle trivellazioni. È l'unico modo più veloce che noi abbiamo per arrivare al sindaco, al quale abbiamo già chiesto, Angelo Fogione ed io, abbiamo già chiesto un appuntamento per incontrarlo quanto prima, ed eventualmente in questo incontro noi saremo in grado di sollecitare questi scienziati, questi professori che porteremo con noi da lui. Più di questo non sappiamo cosa fare. Stiamo cercando di difendere il nostro territorio, stiamo cercando di proteggere i nostri concittadini, stiamo evitando che possa, insomma, che possa succedere, potrebbe succedere davvero un guaio. È un super vulcano, non si scherza. Le trivellazioni fatte in profondità, ci insegnano gli scienziati, che sono pericolose anche in Svizzera, che non è un territorio vulcanico. Mediante delle trivellazioni ci sono stati degli sciami sismici, cioè dei terremoti in Svizzera, che non è un territorio vulcanico. Immaginate andare a sfogliare dentro un super vulcano con una trivella che scende a 4 km di profondità, dico 4 km. Se si incontra una camera di combustione, una camera magmatica, avremo fuori dei fanghi come Lucy che sta in Indonesia, avremo fuori praticamente probabilmente anche un gas, un acido solfidrico. Quindi le persone ci abitano a pochi metri. Siamo in pieno piano di emergenza e nessuno sa niente, e questo è grave, e il sindaco questo non se lo può permettere, punto. Angelo Fogione, allora dove i cittadini possono segnalare al sindaco le loro rimostranze? Beh, molto semplice, all'indirizzo email del sindaco, che è reperibile anche sul sito del Comune di Napoli, ed è sindaco@comune.napoli.it. È fondamentale, perché il sindaco in realtà è l'autorità locale di protezione civile. Dal momento che la protezione civile non ha predisposto un piano di emergenza nazionale, sarebbe dovere del sindaco predisporre un piano di emergenza locale. Tutto questo non è stato fatto, quindi il primo responsabile in questo momento, il primo riferimento della cittadinanza, è il sindaco di Napoli, al quale indirizzare innanzitutto le nostre proteste. Poi speriamo di avere un incontro quanto prima per cercare di scongiurare quello che non è un pericolo certo, ma è un pericolo effettivo che va in qualche modo contrastato. Benissimo. Per favore, facciamo sì che Angelo possa ripetere la mail, per favore. Ripetiamo la mail, come sì ci dice Eddie. Ripeto, sindaco@comune.napoli.it. Perfetto. E allora, grazie ad Angelo Fogione, ricordiamo l'ideatore del movimento Vanto, e grazie anche ad Eddie Napoli, che non ha bisogno di ulteriori connotazioni. Grazie per questo intervento sulle trivellazioni. Grazie a voi. Ai campi Flegrei. Grazie a voi, e alla prossima. Grazie, buongiorno a tutti.